Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi il calendario dell'avvento di Balea. Nel video precedente vi ho mostrato quello di Alverde, vi lascio il link giù nell'info box e tra le schede di quel video. E appunto in questo video invece voglio parlarvi di quello di Balea. Il prezzo è di 14,99 e ci sono 24 caselline. Abbiamo poi anche un calendario dell'avvento per gli uomini, sempre di Balea, che io ovviamente non ho acquistato, però volevo appunto dirvelo, magari c'è qualche maschietto in ascolto. Il calendario in questione è questo qua, la grafica di quest'anno è questa, molto carina, anche se quella dell'anno scorso con il cerbiatto forse mi piaceva di più. È un calendario rispetto a quello di Alverde più pesante e credo anche che qualche casellina si sia un po' spostata, ma spero di sbagliarmi. Allora, partiamo subito con la casellina numero 1, che è bella cicciottella. E abbiamo infatti una mini taglia che però è bella grandina rispetto a quelli di Alverde, da 50 ml. Eccola qua. Questa qua è una lozione per il corpo, vaniglia e latte di qualcosa, non lo so. Comunque, questa. Abbiamo anche poi all'interno degli sportellini. Ops. All'interno degli sportellini abbiamo poi una frase che credo sia un po' un indizio su quello che ci sarà appunto dentro, scusate la seconda botta alla telecamera, su quello che ci sarà dentro alla casellina, però io non so l'inglese, quindi niente, non la leggo. Poi casellina numero 2 che non riesco a trovare, non è semplice, ecco, anche questa è bella cicciottella, è una bustina, ha una compressa effervescente per i piedi, la profumazione non si sente. A me piacciono un sacco queste pasticchine effervescenti per i piedi di Balea perché hanno sempre dei buoni profumini. Poi casellina numero 3, invece è una casellina un pochino più piccola. Che carino! Allora, un balsamo labbra, vediamo se c'è scritto a che cosa, no? Da 8 ml, prodotti Svizzera sono questi prodotti Balea. Non c'è scritto a che cos'è, però balsamo labbra, mi piacciono sempre tantissimo i prodotti per le labbra, ormai lo sapete, sono super contenta. Casellina numero 4, anche questa è bella cicciottella e abbiamo infatti uno spostamento di cose come avevo previsto. Allora, casellina numero 4, abbiamo lo shampoo invernale per capelli stressati. Questo qua esiste anche in linea permanente. Credo che ci sia proprio ora in questo periodo tutta la linea invernale per capelli. Io ho provato la mini taglia che era presente nel calendario dell'avvento dello scorso anno ed era ottimo. Quando sono andata a comprare i calendari dell'avvento io non l'ho trovato, però ho visto nel gruppo su Facebook che in realtà è una linea che è già uscita e vi consiglio questo shampoo perché a me è piaciuto tantissimo. Se dovessi trovarlo, so che sono passata agli shampoo solidi, però se dovessi trovarlo, uno strappo alla regola lo farò e me lo comprerò perché è veramente ottimo, un ottimo ottimo shampoo. Questa taglia è da 50 ml e mi durerà un casino di tempo. Casellina numero 5. Allora, eccola qua. Nella casellina numero 5 abbiamo un doccia crema. La profumazione non si sa perché c'è sempre scritto Magic is in the air. Se così si pronuncia, scusate, ma io l'inglese sono una capra. Vediamo un po'. Oh, sa di cannella. Comunque qualche. Sì, sa di cannella. Io odio la cannella, oh mio Dio. Vabbè, allora, numero 6, casellina numero 6. Una maschera per il viso in tessuto con estratto di rosa canina e olio di macadamia e di mandorle. Carino, abbiamo anche appunto la maschera in tessuto, dovrebbe essere tutta decorata. Carina. Poi casellina numero 7 invece è piccina picciò. Ah, bellino questo. Allora, di questo prodotto io ho sempre provato. Aspettate che non mi riesce farlo uscire, eccolo qua. Questa è la crema al Q10 per il viso da notte. Io ho utilizzato la mini taglia e la full size della crema viso al Q10 da giorno. La crema viso, quella in full size, l'avevo iniziata lo scorso inverno, l'ho messa da parte per l'estate, adesso la riprenderò ed è fantastica. È una delle mie creme viso preferite in assoluto. Però quella notte non l'avevo mai provata e vi farò poi sapere com'è, se è buona quanto quella
bella giorno. Questa è una mini taglia da 5 ml, molto comoda, anche perché a me le creme viso mi durano tantissimo, non so come fate a finirle in pochi, in un paio di mesi. Io mi dura un anno una crema viso, quindi contenta di avere la mini taglia. E poi io queste mini taglie le tengo sempre, le lavo, le disinfetto e le riutilizzo, quindi contentissima. Poi casellina numero 8, anche qua un bel quadratino. Ah, che carino, questo è un burro corpo solido, vediamo se c'è scritto a che cosa. No, prodotto in Austria. La scatolina è qui, è così, poi vi metterò comunque delle foto, delle immagini, insomma, più da vicino. Vediamo. Oh, ma che carino! È un pupazzo di neve. E sa di arancia. Meno male non sa di cannella, ero già lì che morivo di paura. Molto carino, molto molto carino. Poi, casellina numero 9, tra l'altro... si parlava, mentre io circolo la 9, si parlava io e Giulia del canale Kina Yoshimoto che sarebbe molto carino trovare un calendario dell'avvento con solamente i prodotti solidi di Balea o di Alverde. A me piacerebbe moltissimo, quindi potrebbe essere un'idea. Allora, nella casellina numero 9 abbiamo un prodotto 2 in 1, è un gel detergente viso e struccante occhi. Questo qua, c'era anche l'anno scorso, non so se è uguale a quello dell'anno scorso oppure no, dovrei vedere l'inci. Quello di quest'anno, quello dell'anno scorso lo sto utilizzando adesso e non è male, quindi contenta di averlo ricevuto. Poi casellina numero 10, carino il packaging, questa qua che è la numero 10, vediamo in italiano che c'è scritto. È un balsamo per capelli da 20 ml, cioè abbiamo lo shampoo da 50 e il balsamo da 20, comunque contenta anche di questo prodotto. Numero 11, abbiamo un burro piedi al rosmarino e bergamotto, molto buoni i prodotti per i piedi di Balea, ve li consiglio se non li avete mai provati. Numero 12, abbiamo una crema viso giorno con acido ialuronico che proverò e vi farò sapere, questa non l'ho mai provata. Casellina invece numero 13, abbiamo un peeling doccia al sale. Sono buoni questi peeling di Balea nelle bustine, ve li consiglio, ogni tanto si trovano nel DM. Questo è da 40 grammi. Poi casellina invece numero 14, un doccia crema al profumo di fiori d'arancia, eccolo qua. Bellino, tappino di colore diverso, ma sono tutti rosini, molto molto carino. Nella casellina numero 15 invece uno spray detergente per le mani, sempre utile in questo periodo. La profumazione è dolce ma buona, mi ricorda qualcosa forse l'ultra dolce Garnier, ma di quando ero piccola. Buono. Casellina numero 16, abbiamo un contorno occhi nutriente, questo c'era anche l'anno scorso mi sembra di ricordare, comunque molto carino e da 10 ml. Poi casellina numero 17, qui questa è bella grossa, ok, abbiamo un guanto peeling da utilizzare sotto la doccia, molto utili. Io in passato invece della spugna retina utilizzavo proprio questi guanti a mo' di spugna per fare la doccia e mi sono sempre trovata molto molto bene. Poi casellina numero 18, abbiamo un fluido nutriente per le punte dei capelli stressati, interessantissimo come prodotto. Casellina numero 19, abbiamo un gel doccia profumato, vediamo qual è il profumo, sa di caramellina, buono però, forse un po' più da bambini come profumazione, però buona, sa tipo di mora, di caramellina. Poi, casellina numero 20, abbiamo una maschera viso idratante con olio di vinaccioli. Proveremo, io non ho una pelle secca, quindi vedremo un po' come utilizzare queste maschere, perché io ho la pelle secca veramente pochissimi giorni l'anno, quindi vedremo un po'. Poi casellina numero 21, abbiamo un bagnoschiuma alla lavanda, e vai con la lavanda, iniziamo anche questo. Allora, la profumazione è molto buona,
sa un pochino meno di lavanda rispetto a quello di Alverde. Quello di Alverde aveva una profumazione di lavanda più buona, ma comunque buona anche questa, e questa è da 50 ml. Casellina numero 22, eccola qua. Balsamo mani e unghie. Proveremo. Poi 23, siamo quasi alla fine. Abbiamo una maschera per capelli nutriente con effetto antistatico. Carino, carino con il cerbiatto. E poi siamo alla numero 24, che però si è spostata. E eccola qua, è bella grande al centro, però io vedo già che il regalo è qua, infatti ve lo apro ed è vuoto, il regalo si è incastrato qua in fondo. Allora, e non esce. Allora abbiamo uno scaldamani. Questi scaldamani sono molto molto carini, però poi io non li utilizzo, cioè li utilizzo una volta forse e poi non li utilizzo più. Praticamente, per chi non lo conoscesse, ha questa bustina con all'interno un liquido e questa monetina in metallo. Si schiaccia la monetina in metallo e le vibrazioni fanno diventare questo liquido duro e molto caldo, quindi poi si tiene tra le mani e scalda le mani. Per poi farlo ritornare a questa forma bisogna metterlo a bollire in acqua, appunto in acqua. E ritorna così e poi si può utilizzare. In realtà io questi qua li utilizzavo molto da piccola, però poi ho smesso di utilizzarli. Credo anche questo di regalarlo perché non lo vado mai a utilizzare in realtà. Però carina l'idea, avrei preferito forse più un accessorio, boh, non lo so, un accessorio per il make-up, per il corpo, per il viso, una cosa diversa, però comunque non è male. Devo dire che anche quest'anno il calendario di Balea è stato molto ricco, mi è piaciuto una varietà di cose, un mix tra corpo e capelli e viso. Balea non ha prodotti make-up, quindi appunto non troviamo mai prodotti make-up, però un buon calendario interessante. 14,99 euro è un prezzo più che onesto, secondo me. Ve lo straconsiglio. E come vi ho detto nell'altro video, vi ricordo che se non avete un DM vicino per acquistare questi prodotti, questi calendari dell'avvento di Balea, c'è una pagina Instagram che si chiama Alverde Spedizioni. Ci sono delle ragazze che dalla Germania spediscono non solo calendari dell'avvento, ma qualsiasi altro prodotto Alverde o Balea, comunque a marchio DM che voi appunto volete prendere. Il prezzo è leggermente di 1 euro, 2 euro superiore, e poi ci sono le spese di spedizione. Però vedo che si stanno trovando tutti molto bene ad acquistare da queste ragazze, quindi se volete appunto prendere il calendario dell'avvento o qualche prodotto di Balea, ma non avete un DM vicino, vi consiglio queste ragazze. Per adesso i DM sono solamente nel Nord Italia. Se andate nella pagina nel sito internet del DM c'è proprio la mappa con tutti i vari DM aperti in Italia. Bene, quindi il video finisce qua. Fatemi sapere se avete acquistato o acquisterete anche voi il calendario di Balea o qualche calendario dell'avvento in generale. Fatemi sapere se questo calendario dell'avvento vi è piaciuto e lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!